Dopo 5 anni di nulla, senza alcuna discussione, con la latitanza del governo regionale Marsiglio, oggi ci si costringe ad approvare la rete in appena 5 settimane, ma semplicemente per fare un passaggio di campagna elettorale, perché la rete ospedaliera che viene portata in commissione non prevede nulla di buono per gli abruzzesi. Sono 25.000 le prestazioni in meno dal punto di vista della rete ospedaliera rese con il governo Marsiglio rispetto alla scorsa legislatura. Le liste d'attesa sono infinite e lo stesso ministero prescrive alcuni elementi fondamentali, a partire dal tema del DEA di secondo livello, quali vincolanti per rendere davvero effettiva ed approvata questa rete. È una grande presa per i fondelli, purtroppo sulle spalle degli abruzzesi, che sono costretti sempre di più a migrare fuori regione. Ieri è andata in scena l'ennesima squalificante farsa di questa maggioranza, che continua a fare soltanto propaganda e continua ad andare avanti con atti di forza. Nella discussione abbiamo anche ben compreso che forse qualcuno della maggioranza oggi non si vuol far tirare per la giacchetta. L'imperatore romano Marsiglio dà ordini e disposizioni al soldato da Dazio di chiudere, di comprimere la discussione, forse per nascondere quelle ombre, quelle problematiche che potrebbero emergere in un sano confronto. Un atto di programmazione che si trasforma in un atto di propaganda. Non si parla della salute dei cittadini abruzzesi, delle problematiche dei cittadini abruzzesi, ma si parla ancora e solo una volta di quelle che sono le elezioni regionali del 2024.